Pronto? Pronto? Però, no, no, aspetta, no, comandante, fammi spostare che non ti sei. Ehi, dietro non prendi. Aspetta. Ah, mo ti sei. No, comandante, no, no. Lei può chiamare quando vuole. No, non disturba affatto, ho bussi sicuro di me. Vabbè, ma veramente, comandante. Eh no, comandante, così la sorte si accana. Si accanisce, brigadiere, la sorte si accana. No, no, comandante, poi che si migliorisce, peggiorisce. Il festival dei pertocchi, vai. No, quando succedono queste cose, gatta cicogna. Lo dici, gatta cicoma. Ma io, guarda, guarda queste cose, rimango putrefatto. Sentivo un cattivo odore, non mi spieghi da dove viene. Vabbè, stendiamo un telo veloce, non ne parliamo più. Stendiamo bocche, faccio una prima. E lo pietoso, capra! Vabbè, normale, non è che ci mettiamo a piangere sul latte macchiato. Sì. Piangiamo sull'espressino che ci viene a me. Va bene. Ma per questa, meglio, dimmi. Guarda, ci vediamo in casetto, sì. Ah, per il dita, e mo sto qua. Se sto qua, come faccio a stare in casetto? Che ho il dono dell'ambiguità. Dono dell'ubiquità, ubiquità, sì. Ho il dono dell'ambiguità. Ubiquità! Vabbè, sì, arrivederci, no, arrivederci. Vabbè, sta fregato. Brigadier, sta vincendo per quel potere, cioè, hai fatto una brutta figura, comandante. Io sto nervoso perché dovevo fare l'esame per il passaggio da brigadiere a maresciallo. Congratulazioni, ti promuovono! Che promozione, promozione? Li devo fare fra un mese. Ma è anticipata domani mattina. Ma come faccio a preparare tutta la coltura generale? La coltura della patana del pomodoro. Cultura generale! Non si dice niente. Sono il pensiero domani di andare a rispondere su tutto lo scibile umano. Ma che scibile umano? Che credo male cretine che devono fare lo scibile umano? Sì, voglio dire a te se c'è la palpazione al cuore. Palpitazione. Non si dice niente. Puoi fare una domanda e devi rispondere con il patentato. E tu porti un pezzo di pane così fai pure merenda. Puoi sapere che minuti, due minuti di silenzio, brigadier, che stai dicendo un sacco di fesserie. Allora, ascoltami, tu stai un po' agitato perché ti hanno anticipato l'esame per il passaggio di grado. Oh, hai paura di essere promosso, di non essere promosso. E quindi temi di non diventare maresciallo. Vogliamo fare una bella cosa? Okay. Ti faccio un test per vedere la tua preparazione sulla cultura generale. Un test a quest'ora è tardi, dai. Brigadier, ti faccio un piccolo test. Un testicolo. Un piccolo test. Come si dice lì? Ragazzi, sì. Allora, stai ad ascoltare me due minuti. Tu domani come ti presenti in commissione? La prima domanda che fanno. La prima domanda che fanno è in italiano. È matematico. Domani arrivo alla commissione, sono tre professori e mi fanno la domanda in italiano. È matematico. Domani quando arrivo mi fanno sedere, stanno tre professori, uno mi fa la domanda in italiano. È matematico. Domani quando mi siedi, prima che apro la bocca e butti il fiato, la prima domanda in italiano. E sono capito! È mezz'ora che ti sto dicendo che matematicamente la prima domanda che ti faranno sarà quella di italiano. Quindi fanno insieme italiano e matematico. Bravo, dorme tu, dorme. E zitto due minuti se a me. Ma ti faccio una domanda di italiano. Mi ascolti? Allora, io mi lavo, tu ti lavi e ti si lava. Che cos'è? È domenica. Sapete. Italiano, parliamo di italiano. Mi sa, sì, si arriva la domenica e ti lavi. No, senti oggi i profumi puliti. Ma perché se venivamo ieri puzzavano le persone? Ma vabbè, che non capisci una mazza di niente. Con l'inglese come stai messo? No, l'inglese l'ho messo bene perché ho fatto un corso di una settimana in inglese alla perfezione. È vero? Put the glass on the table. Ma non c'è l'inglese, si fa. E che cosa significa put the glass on the table? Metti il bicchiere sul tavolo, of course. Proprio della pronuncia. E che significa of course? Di corsa. Of course. Peccato, pur con l'inglese. Come of course, di corsa. No, poi neanche pur piano piano, Brigadier, se non a me. Se io in inglese volessi dire, per esempio, vieni qua, in inglese, vieni qua, come qua. Dovrei dire? Il cristiano sta là, bravo, deve venire qua. Bravissimo. Lo punto con gli occhi, come here. Non vuol dire qua. Bravo. Di. Sta là, deve venire qua, lo punto con gli occhi, come here, e poi il pezzato di campo che qua, vieni qua, come here, sì, sì. Come here. Se invece sempre in inglese io volessi dire, per esempio, vai là, come dovrei dire in inglese?
vai là. Cristiano sta qua, devi andare là. Bravissimo. Vabbè, questa qua non lo posso usare con gli occhi. Ma non ce ne sei cattivo. Vabbè, questa qua devi andare là, io vado là, faccio cambia. Grido qui. E vieni bocciato in inglese, matematico proprio. Vabbè. L'esame psicoattitudinale l'hai fatto? No, mi hanno detto che lo fanno. Che... Quello è un test importantissimo perché serve per testare la prontezza di riflessi, per vedere se sei veloce, scattante, acuto, intelligente. Non l'hai fatto? No, lo no, facciamo no, adesso. A disposizione. Io ti dirò delle parole. Tu ti devi dire il contrario di queste parole in velocità. Contrario in veloce. Sei pronto? Non sto pronto. Pochi potere. Attenzione. Alto. Basso. Corto. Lungo. Grasso. Magro. Freddo. Caldo. Piccolo. Grande. Bianco. Nero. Uomo. Donna. Astuto. Eh? Astuto. Appiccio. Oh, astuto, astuto. Oh, astuto la luce, appiccio la luce. Mai te non detto, non è l'astuto la luce. No. A casa tua la luce sembra accesa. Sì, sto compare a lei, però. Ma potrei sta accesa, piace mi fare arrabbiare. Allora, fregato, tutto, vabbè, parliamo di storia, quello è importante, fanno l'esame di storia, facilissimo, roba da scuola elementare, sei preparato alla storia? Mezzo e mezzo. In mezzo e mezzo, ma potete conoscere, no, ma... Allora, domanda di storia, brigati, dove vivevano gli antichi galli? Negli antichi polai. Ma cosa possiamo andare? Come gli antichi galli! Oh, l'antico contadino aveva gli antichi galli, le antiche galline e negli antichi pollai si prendevano le antiche uova, si mangiavano le antiche frittate. Io questa cavolata stavo aspettando. Giovane, vedi che i galli erano un popolo, va bene? E vivevano in Francia. In Francia? Eh. E allora si mangiavano le antiche omelette. Buongiorno! Ma stavano... Nervico! Geografia, come sei messo la geografia? Attorno a poco. Attorno a poco, mezzo e mezzo. Vabbè, va, proviamo. Domanda di geografia facilissima. Allora, brigadier, in quale mare è immersa l'Italia? In un mare di merda. Non è quella la risposta. No, è quella la risposta, altrimenti l'applauso non lo faccio io. È un po' complicato, vabbè. Andiamo avanti, scienze, come stai messo le scienze? Sopra sopra. Attorno a poco, in mezzo sopra sopra, perché stiamo tutti formati. Scienze, domande di scienze facilissime, piaci, concentrati. Allora, non così, perché si fa qualche danno. Allora, brigadier, ecco, vedi, questo è bene, bene, bene. Brigadier, chi produce la pappa reale? Ah, è facile, la regina Elisabetta. La regina, io lo sapevo altro che la regina Elisabetta, ma che questo è, no? Scegliere con tutti i capellini, tutti i fiori, cos'è perché c'era a 90 anni quando lo tenevi, se ne va nella cucina di Buckingham Palace e si prende a cucinare per tutti gli abitanti del Regno Unito, lo sapevate voi? È più reale di quella. Ma vi dice che va a fare la camminata, va? La pappa reale la produce l'ape... 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 La pecorina. Che c'entra pecorina? La regina! No, non la conosco quella posizione, preferisco la pecorina. Non lo so, uega, pacchio! Che poi, scusate, che poi non ho capito voi uomini in quella posizione, che cosa ci trovate di bello? Che quando marito e moglie stanno insieme e fanno l'amore, è bello che si vengono un bacio. Quindi, se il marito sta sulla moglie, le guarda i capelli, le guarda gli occhi, le labbra. Se la moglie sta sul marito, le si guardano le spalle, il seno, si guardano... Ma che non la faccio? Ma in quella posizione, che cacchio guardi? Allora, se non guardassi il Juventus Milan. Ma che cacchio? Come finisco, mi sono distratto. Ma poi, attenzione, ma attenzione, basta così. Torniamo a momento e mezzo. Ma io non so certe fissazioni, però. Guarda... Tu non sei una persona normale, tu non sei un cristiano, tu sei una figura mitologica. Ecco cosa sei tu. E che? Come che? La figura mitologica. Ma in che cos'è? Con che cosa? Cioè, tu non hai mai sentito parlare di figure mitologiche? No. Vabbè. Cioè, tu non hai mai sentito parlare di Medusa? Famosissima figura mitologica, corpo di donna, testa di serpente. Serpente. Tu non hai mai sentito parlare di Anubi, figura mitologica egiziana, corpo di uomo, testa di cane. Cioè, tu non conosci Minotauro, famosissima figura mitologica, corpo di uomo, testa di toro.
Ma veramente non conosce figure mitologiche? No, allora, se per questo conosco io tante figure mitologiche, corpo di uomo e teste di cazzo. Ma perché c'è il Gagliero? Ma la testa secca chi? No. Una dovesca! Colleghi, rispondi, colleghi. Dimmi, Michele, veloce. Ma c'è di cazzo per questa, sì. Non lo so, Michele. Grazie, donna. Michele, non lo so, questo dottore, io non lo so. Aspetta, che chiedo? È chiunque. È un collega malato. È malato, lo so, anche se siamo in estate. Un colpo d'aria, una birra ghiacciata, una congestione. Purtroppo ci si frega come niente, ci si ammala. Mi ha chiesto, quando uno è malato, le scorregge le deve trattenere. No, vabbè, qua sei proprio al massimo, stiamo proprio al limite. Come le scorregge? Ti sembra così il momento per parlare di scorregge? Sta guardando che ha mangiato le prugne. E faceva meno di mangiare le prugne, va bene? Comunque le scorregge non si devono trattenere. È una cosa naturale del corpo. Tu ti allontani, per esempio tu da Castellamenti te ne vai direttamente a Ginosa e le vai a fare. Però non si devono trattenere, perché è una cosa naturale. È pericolosa trattenere, capito? Cioè tu, se trattieni le scorregge, addirittura puoi avere danni al cervello. Ehi, Michele, fa le veloci, parla. No, signor, non è dottoressa, però dalla faccia di scorreggi se ne intende. E va bene! Michele, le scorreggi non le devi trattenere, ha detto che è pericolosissima. E nel senso, ti possono salire al cervello e poi ti vengono le idee di merda. Ehi, povero la pizza, questa cosa si No, vabbè, muoio a cibo. Perché se chiudiamo che è meglio, Umbi, basta, basta così. Com'è che mi chiamano? Umbi. Vabbè, ma ho fatto di chiamare, cioè, ma il nostro, vabbè, scusate, io come mi chiamo? Umbi, cioè non è che... Umbi, è la stessa cosa. Sì, questi inglesi che poi io sono andato a fondo e ci sono le uscite fra le donne, voi quando uscite, usate i festeggiativi, quando uscite tu, Luigia, Annabella, Maria, Susanna, come Nanni, dice? Lu, Nelly, Anna, Mary, pure noi maschietti quando usciamo, siamo solo maschietti, ci abbiamo pure noi i festeggiativi, quando io esco con Filippo, Arturo, Michele e Giovanni, fra noi ci chiamiamo Godile, Ciccio, Testicato e Trimone. Questa è un'altra cosa. No, ma infatti io mi chiamo Umberto, cioè non è che, voglio dire, non è Massimiliano, Umberto, no. Allora, già ci stanno questi inglesismi, Umbi, per risparmiare qualche cosa. Poi ci sono, se mi chiamano Umbertino. Cioè, io ho compiuto 50 anni, qualche mese fa. Sì, qualche mese fa. Quanti mesi fa? 190. Ah, appunto, posso darti uscire. Non andiamo a poco. Come fai a chiamare Umbertino me? Ma te è peggio, poi ci sono quelli che mi chiamano a risparmio. Solo la prima vocale. Cioè, questo è... Senti, Io sapevo solo di un popolo che si chiamavano i primitivi, fra di loro. L'unica vocale che conoscevo. Ma l'apoteosi è stata, amico, l'altro giorno mi chiama Umbo, a parte il fatto che somiglia molto al, come assonanza all'elefante di Gordini. Ma pare pure, quando voi volete accompagnare qualche canzone, no? Non avete mai provato a fare Umbo? No? Vabbè, sicuramente qualcuno fa un bo, no? Sì. Ah, te lo posso dire fatto da voi? Un bo. Ah, viene bene, maestro, fai parte della musica, per piacere. Allora, mi sono scritto questa canzone che parla del mio nome. Va bene, ma voi dovete solo partecipare dicendo un bo, quando faccio così, va bene. E mi sono disegnato tutto Umbertino, eccetera, eccetera, va bene. Pronti? Voi non sarai a casa, ma il frigo all'improvviso mi ha detto fai la spesa, non ci sta neanche un grisino. Incontro la padrona, mi fa ciao Umbertino, sei affettato come la fame nel fondo di un turino. La giornata inizia male, vedi sto piano il tuo nome come la maestra elementare. Vieni Umbertino, ti metto il cuore. Un nome corto. Un po'.
sulla strada del ritorno, di fronte a me schierati, macellare il salumiere, sorriso e 100 denti, un bimbi fa il primo, mi paghi il conto pure oggi nello spezzatino. Spettacoli televisivi e teatrali, oltre che regista, interprete, anche intrattenitrice, battutista, presentatrice, voce lirica, coreografa, ballerina. Signori e signori, questo grandissimo personaggio femminile questa sera non è potuta venire. Sorta! Ma come siete mai arrivati i personaggi femminili? È andata a giro a fare i buchi. A fare i buchi. Ma io mi sono organizzato, ho posto portato Antonella Genga! Allora, naturalmente Antonella ed io che lei siamo artisti, e viviamo di pubblico, quindi vi ringraziamo per averci sopportato. E supportato soprattutto. Vabbè, a me ho sopportato una dell'altro posto. Allora. Quindi la cortesia che vi chiediamo è, se questo spettacolo vi è piaciuto, mi raccomando, ditelo agli altri. Ma auguratamente questo spettacolo non vi fosse piaciuto, agli altri dite perché vi è piaciuto, così pure loro. No, perché a me sì, agli altri no. Antonella Genga! Grazie! Annabella! Grazie.